Noi da ragazzi, quando nel 1930 si faceva l'aeropittura, che vedete di là, vera, si andava su questi apparecchietti a 200 metri e si girava, si cabrava, si veniva giù, eccetera. C'è il paesaggio che cambia tutto. E cabrando su questo paesaggio si vedeva questa rotazione di quello che era l'armatura.